Allora Ciccio, partiamo dalla fine. Ti ho visto farti una foto col pubblico, con una ragazzina che ti chiedeva la foto. Quanto è importante questo rapporto che si sta instaurando fra giocatori, squadra e il pubblico? Importantissimo. Importantissimo perché è una cosa che fa aumentare il movimento, fa aumentare l'amore verso questo meraviglioso sport. I ragazzi, i ragazzini, è giusto che si avvicinino allo sport guardando i grandi. È importante che la palestra, che il palazzetto ogni domenica sia piena di ragazzini, di famiglie, perché lo sport è sano, lo sport è unità, lo sport è comunità, e Solarino sta dimostrando quest'anno di avere una comunità veramente forte. Oltre ogni aspettativa il pubblico, oltre ogni aspettativa anche il nostro percorso. Eravamo partiti, lo diciamo sempre, senza grandi pretese per la testa. Partita dopo partita stiamo dimostrando che ci stiamo divertendo. Vi state divertendo, al di là dei risultati c'è un'atmosfera durante la settimana e si vede anche in partita di puro divertimento che poi porta anche ai risultati. Non diciamo quello che succede dietro in questo momento. No, noi ci divertiamo e si vede, ci sono sorrisi in campo, anche nei momenti di difficoltà non andiamo fuori di testa. E poi è anche vero che i risultati portano grande entusiasmo, quando si vince è sempre bello, però è anche vero che devi vincere e quest'anno diciamo che l'ambiente che si è instaurato in noi, con voi, con tutto il pubblico, sta facendo la differenza. Prossima partita in trasferta contro l'Universal Via Grande, una trasferta importante per dare continuità al nostro percorso, quindi invitiamo il nostro pubblico a seguirci, sarà la diretta, sicuramente ci sarà anche pubblico a seguito con noi. Assolutamente, è giusto che questo seguito che c'è in casa continui fuori casa, sia su TamTam TV, sia su magari le dirette Facebook delle altre società, sia se è possibile anche in trasferta nei palazzetti avversari. Sarebbe veramente una bellissima cosa giocare davanti ai nostri tifosi anche in trasferta. Sì.